ascoltatori. Oggi continuiamo a pubblicare le riprese effettuate sulla manifestazione Pane e Olio a Bilbono. In particolare, pubblico le interviste effettuate ai protagonisti durante il viaggio in itinere della festa. Buona visione! Iniziamo il nostro giro qui nel museo della città di Luglio, nel museo di Bilbono, con l'assessore alla cultura, turismo, sport e spettacolo, Arianna De Pau. Arianna, finalmente 20ª edizione di Pane e Olio, questa giornata un po' gelida, ma vediamo tante belle cose in giro nel nostro percorso che è iniziato da questa mattina col convegno. Tanti mesi di programmazione per l'esito di questa 20ª edizione di Pane e Olio, quindi complimenti perché la gente ha risposto, ottima organizzazione. Quindi diciamo che le previsioni in meteo un po' hanno scoraggiato i visitatori, ma non, grazie al cielo, le tante persone che si sono impegnate in questa manifestazione e hanno dato il loro meglio nell'organizzazione del Mangasinus, come si dice in sardo, mettendoci veramente tanto impegno. Ringraziamo tutte le persone che, appunto, nonostante il freddo, si sono avventurate oggi a Bilbono, sono venute da noi, soprattutto agli espositori che animano con i loro prodotti e il loro artigianato la sagra, che speriamo sia sempre migliore, che ogni anno migliori, sempre con l'impegno di tutti, ecco. Per l'anno prossimo stiamo già pensando eventualmente di cambiare addirittura location, di trasferirci, se ci riusciamo, di nuovo nel centro storico come nelle primissime edizioni, per valorizzare ancora di più quella che è la nostra cultura, per riscoprire quelle che sono le nostre origini, ecco, perché tutto è partito da qua. Siamo nella casa museo, che accanto alla parrocchia è il centro del nostro paese, e quindi da qua vogliamo che si dirami ancora di più questo senso di appartenenza ad Bilbono e alle nostre origini, ecco. Ringraziamo l'assessore Arianna De Pau, è sempre evviva Pane e Olio, sempre qua a Bilbono, nel cuore dell'Ogliastra. Arrivederci a tutti, mi raccomando, vi ricordo, domani, domenica, continuiamo con questa bellissima festa. Vi aspettiamo tutti numerosissimi. State con noi perché il nostro giro, il nostro itinerario continua. Grazie. Continua il nostro giro lungo Corso Roma, lungo le cantine, per questa 20ª edizione di Pane e Olio nella città di Bilbono, e non poteva mancare il sindaco della città di Bilbono, Gianpietro Murru. Gianpietro, un evento riuscitissimo, preparato da diversi mesi, la gente ha risposto, anche se il tempo oggi è poco clemente dal punto di vista meteorologico, comunque ci siamo. 20ª edizione. Sì, 20ª edizione. Sembra di sì, almeno il tempo non ci dava buone prospettive, invece dai, il tempo è sistemato, vedo un po' di gente in giro, quindi vuol dire che la gente voleva uscire, voleva assaggiare i nostri prodotti. Vedete qui una bella cantina, adesso andiamo a visitare le altre, i gruppi sono già in giro, domani abbiamo altre belle manifestazioni, quindi insomma sembra che la cosa stia andando bene, dai. E ci stiamo lavorando da 5 mesi, voi lo sapete, grazie a tutti, naturalmente all'associazione Centro Commerciale in primis, Proloco e tutte le altre associazioni che si stanno prodigando per fare queste belle cantine, dai. Stamattina abbiamo fatto un bel convegno sull'olio e le olive in generale, poi oggi manca fare apposta, l'UNESCO celebra la giornata dell'olivo, quindi cade proprio a proposito, sembra fatta apposta, dai. Adesso andiamo a fare un giro e a visitare le cantine, se vi fa piacere, e vi invitiamo a qualcosa. Grazie al sindaco Gianpietro Murru della città di Bilbono, città dell'olio, state con noi perché il nostro viaggio continua. Ok, grazie a voi, buon proseguimento, andiamo a visitare. Grazie. 20ª edizione, stagione 2022 di Pane e Olio, abbiamo con noi, che ci farà compagnia ovviamente, Salvatore Corrias, che ovviamente la conosciamo tutti. Allora, finalmente dopo la pandemia riapre questa edizione.
Sì. La gente ha risposto bene in questo sabato un po' freddoloso, ma ci siamo. Sì, un sabato freddoloso, riscaldato dalla presenza delle persone, qua il Bono che ci rincuore e ci infonde fiducia, sia per il Bono che per tutto il territorio, nel senso che è un'occasione questa per fare una socialità che rilancia il territorio e lo sostiene da un punto di vista culturale e non solo. Io sono felice di essere qua, accolto dall'amministrazione comunale, per tutte le parti politiche, perché credo che questo territorio abbia bisogno di un senso di appartenenza che prescinde appunto anche dalle parti politiche. Ringraziamo signor Corries, adesso un saluto anche da parte di Carlo Alai, assessore al comune di Il Bono. Ci siamo visti anche stamattina per il convegno. Sì, è stato sono stati fatti degli argomenti molto importanti sull'olio, sulle olive, sul nostro territorio, una cosa bella che dura da ormai 20 anni. Speriamo che continui così la manifestazione, c'è un bel po' di gente nonostante le temperature poco piacevoli, però se il tempo mantiene così la manifestazione andrà sempre a migliorare. Anche domani giornata piena a partire dal mattino, speriamo che arrivino i turisti ma anche i nostri compaesani e concittadini sempre di più numerosi per questo evento. Grazie, buona serata, buon proseguo. Grazie a voi. Microfoni, la voce dell'Il Bono, non solo della città ma dell'Il Bono a calcio, il nostro amico Antonello Loddo. Antonello, finalmente di nuovo in piazza per questa 20ª edizione di Pane e Olio Città dell'Il Bono. Era ora, la gente era stufa di stare in casa, la pandemia ha colpito un po' tutti e adesso la gente ha voglia di divertirsi, di uscire di nuovo e di stare insieme con amici, parenti, in allegria e in salute. Speriamo che sia un buon inizio e che termini ancora meglio domani, perché ci sarà ancora un altro giorno di festa. Ovviamente con te qua siamo davanti alla cantina del gruppo sportivo Il Bono Calcio e il presidente Gigi Di Maio sta già infornando le mitiche pizze napoletane. Sì, sono le pizze del nostro mister, del nostro presidente, del nostro tuttofare, che si occupa non solo di calcio ma anche di gastronomia, e devo dire che lo fa molto bene. Il calcio un pochettino di meno, perché i risultati non sono tanto soddisfacenti, però nella pizza bisogna lasciarlo da solo, posso dire chiaramente che è il numero uno. Grazie Antonello, buon proseguo, buona sagra. Grazie altrettanto anche a voi e grazie. Prosegue il nostro viaggio itinerante lungo le vie del centro della cittadina del Bono, la città dell'olio. Siamo ospiti di questa meravigliosa cantina con il presidente della Proloco del Bono, la signora Gabriella Stocchino. 20ª edizione, una giornata fredda quest'oggi, ma la gente sta rispondendo bene. Complimenti per l'allestimento della cantina, ma anche per tutta quanta l'organizzazione. State lavorando da mesi per questo evento. Grazie, sì. Diciamo che ci abbiamo messo molto impegno, per fortuna, anche se giovane come direttivo, questa Proloco è molto unita e quindi ci siamo dati da fare. Abbiamo lavorato in particolare nell'ultimo periodo mettendo insieme le poche risorse a disposizione, perché purtroppo la Proloco vive in autofinanziamento, e siamo riusciti comunque a realizzare uno scorcio della vita del Bono dei primi del secolo scorso, quindi abbiamo recuperato i costumi originali, ci hanno gentilmente concesso questa location che è una casa degli inizi del secolo, evidentemente una casa signorile, non una casa che tutti si potevano permettere, ci hanno concesso anche l'uso, l'esposizione degli arredi originali, per cui il nostro lavoro si è limitato a rinfrescarli, diciamo, e portare poi davanti agli occhi dei nostri visitatori, speriamo numerosi, soprattutto domani perché non è prevista pioggia, oggi il tempo non ci ha aiutato molto, quindi abbiamo messo anche in vetrina quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Vedete qui il pane, abbiamo creato un piccolo angolo che è quello del pane, quindi il grano che simboleggia l'elemento principe
della dieta mediterranea, quindi abbiamo diversi tipi di pane. Qui abbiamo il pane prodotto dai nostri panifici e il pistocco prodotto nei nostri panifici. Qui invece abbiamo un pane che ormai purtroppo non viene più prodotto, il famoso pane Vintau. Questo si chiama pane Egoia ed è, scusate, si è rovesciato, un pane che veniva fatto per delle ricorrenze particolari. Sta Goia era il matrimonio fondamentalmente, però ogni diciamo ogni disegno rappresenta, ha un suo simbolismo che io ora non ricordo. Questo me lo ha fatto gentilmente mia zia e sono poche le donne che sono rimaste a lavorare questo tipo di pane, per cui se andiamo in negozio di sicuro non lo troviamo. Dovremmo fare dei laboratori in modo che questi saperi non vadano dispersi. Poi abbiamo creato però fuori questo, un piccolo angolo dedicato all'olio, quindi abbiamo riprodotto le olive, non le abbiamo riprodotte, le abbiamo proprio raccolte, le olive verdi. Abbiamo l'olio che ovviamente facciamo degustare sul pane tipico che è il pistocco, ma anche sul pane diciamo più attuale, in modo da far sentire quei sapori che sono tipici dell'olio nuovo. Adesso è un po' buio, quindi non riuscite a vedere il colore, ma anche il colore diciamo che invoglia a cambiare le nostre abitudini alimentari, lasciare l'olio del supermercato e rivolgerci a quello dei produttori locali. Costerà un po' di più, ma sicuramente ci dà molto di più, sia a livello salutistico che a livello economico a questo punto, visto che le piccole realtà non riescono altrimenti a sopravvivere. Ringraziamo la presidente della Proloco Gabriella Stocchino, state ancora con noi perché il nostro giro itinerante continua qua per le vie della cittadina di Ilbono, città dell'olio. Grazie. Grazie a voi. Continuiamo il nostro giro nelle vie del centro di Ilbono e siamo ospiti di questa pesca di beneficenza dell'associazione Hauser con due volontarie che si possono ovviamente presentare. Sono Paola. E io sono Mariangela. Ecco, siamo qui. A livello sociale la vostra associazione contribuisce a... Spiegamelo un po' perché magari qualche nostro ascoltatore non lo sa. Sì, noi ogni anno facciamo questa sorta di pesca di beneficenza che aiuta soprattutto i malati. Abbiamo anche due auto messe a disposizione per accompagnare i malati alle visite, soprattutto coloro che non hanno persone a casa che li possono accompagnare. E noi con questa pesca, che è frutto, questi premi sono frutto lo stesso di regali fatti da negozi, da privati, con l'incasso noi aiutiamo chi non può pagare il viaggio, però ovviamente noi come associazione, siccome si spende, aiutiamo a contribuire per aiutare, ecco, ripeto, è un gioco di parole, comunque aiutiamo le persone disabili, chi ne avesse bisogno. Poi facciamo anche aggregazione nella nostra sede di Tortolì, abbiamo una sede dove facciamo aggregazione in occasione per esempio del Natale, facciamo dei lavoretti, abbiamo portato qui degli esempi, lo stesso per distribuirli a malati, e ogni anno a Natale portiamo un pensierino ai malati negli ospedali e nelle case di cura. Lei vuole aggiungere qualcosa? Va bene così. Allora, complimenti per il gesto che state facendo, quindi la sede agli Astrina è a Tortolì, vi troviamo a Tortolì. Sì, comunque anche l'utente vi trova a Tortolì. Sì, comunque Hauser Ogliastra, gli utenti ci chiamano, abbiamo un numero di telefono. Ci ricorda il numero dell'Hauser, quindi potete contattare l'associazione al numero? Allora, al numero 331 58 49 989. Quindi in caso di bisogno siete invitati a chiamarci e noi faremo di tutto per darvi una mano. Chiamate, chiamate, chiamate queste gentili signore, ma questa importante associazione che è presente anche nel territorio oliastrino, esattamente alla sede legale a Tortolì. Sì, in via Vacasa. Grazie. Grazie. E buona pesca di beneficenza. Grazie. Siamo in questa cantina storica, ma come potete subito vedere, opere d'arte,
E abbiamo qua, abbiamo l'opportunità di intervistare l'artista in esclusiva e ve la presentiamo. In Oliasa la conosciamo tutti, ma lei è Tania Piruddi, che proprio in questo momento sta compiendo una delle sue opere usando delle matite. Da poco Tania ha ricevuto dei complimenti, ma è stato anche scritto un articolo su di te, lo possiamo anche dirlo perché è online su Vistanet, quindi con te ci conosciamo da tempo. Com'è nata la tua passione, anche se c'è da svelare il segreto, perché qui l'arte è stata tramandata da padre in figlia? Sì, diciamo che è sempre stata presente nella nostra famiglia, appunto come dicevi tu, da mio babbo, è passata a me, mia sorella, lo stesso fa dei lavori, insomma si rifà i manga giapponesi, quindi è stata sempre presente, c'è stata sempre, insomma. E come puoi vedere qua, io dipingo, mio babbo lavora il legno, l'osso, è nel sangue. Che scuola hai fatto? Hai fatto la scuola d'arte? L'istituto d'arte alla Museo. E quindi, cose belle? Bellissime, ceramica, ho studiato la ceramica, anche se qua poi in ceramica non ho niente, però è la mia strada. Hai un tuo laboratorio qua, il Bono, dove possono andare a visitare e a vedere le tue mostre? Ancora no, per ora mi trovate solo su Instagram, sulle pagine Facebook. Quindi cerchiamo su Instagram e sulle pagine Facebook, ricordiamolo, Tania Piruddi Handmade. Bene, invece qua abbiamo tuo papà. Siamo ospiti ovviamente anche di tuo papà in questa bellissima cantina. Guardate le opere d'arte che si fanno in legno. Qua vedo una lavorazione, se non sbaglio, in ginepro. Ulivo. Questo è ulivo, sì. Ecco, ci può descrivere i suoi lavori, come è nata la sua passione? Grazie. Niente, sono lavori che faccio da quando pascolavo la mia cappetta col temperino. E facevi questi piccoli lavoretti così, e da allora in pratica uno me ne sono venuto così, e mi piace tuttora e ancora continuerò per sempre, fino a quando ce la farò. Dal sughero al legno, alle pietre, qualche statuina in ceramica, coltelli, tutto. Quindi lei lavora quindi diversi materiali, quindi è un artista a 360 gradi. Tutto, sì. Intanto il nostro Mario riprende le opere. Mi piace fare tutto, in pratica, tutto quello che mi capita tra le mani mi piace lavorarlo, quindi mi sbizzarrisco così, ecco. Complimenti davvero, perché sono tutti pezzi unici. Sì, tutti unici, non ce ne sono altri due uguali. Dalle mascherine, piccole, grandi, tutto quello che mi capita fra le mani, lo cambio. Chi volesse visitare e vedere i suoi lavori, dove la trova? A casa sua, nel suo laboratorio? Sì, ma c'ho tutto stipato nella mia cantina qua sotto, diciamo. La trovano qua? Però non è sempre aperta, ecco, non ho proprio un... Non è che li metto proprio in vista così, diciamo, i pezzi. Anche se ho un sito su... Lo possiamo ricordare? Allora, il sito è Gianni Legno Art. Gianni Legno Art, vi consiglio di visitare il sito, di venire al Bono qua direttamente da signor Gianni Piruddi. Non c'è tutto su questo sito, però intanto qualcosa c'è. Niente, tutto, insomma, la maggior parte sono mascherine, che mi piace fare le mascherine. Mano libera con... Complimenti, ovviamente buon pane e olio, 20ª edizione. Grazie. E buon lavoro, e viva l'arte, e viva la creatività, e viva l'arte. Mantiene giovani. Sì. Ringraziamo il signor Gianni e ringraziamo anche Tania. Tappa obbligatoria qua il Bono, in una storica macelleria, ma veramente storica, e siamo qua ospiti della macelleria del signor Giuseppe Stocchino. Signor Giuseppe, finalmente 20ª edizione di Pane Olio, dopo la pandemia si è ripreso, ma noi vediamo qua ovviamente quello, il suo lavoro, quindi vediamo i prosciutti, i guanciali, le salsicce.
Lei da ragazzino che fa questo mestiere? Abbiamo iniziato 15 anni. adesso ne possiamo dire quanti ne ha? Siamo arrivati a 70. E quindi sono tantissimi anni di esercizio. Stiamo andando in 50 anni e passa. Quando si entra in questa macelleria c'è sempre un aroma particolare. Lo dicono tutti i clienti. Qual è il segreto del suo lavoro? Si può svelare? Il segreto è... Le cose fatte col cuore, con passione, con serietà, con maestria. Le carni, bisogna scegliere le carni, sono tutte carne sarde che trattiamo, le scegliamo e il prodotto fa la differenza, quindi è così. Adesso che manca 24 giorni a Natale, cosa stiamo preparando di buono? E oggi salsicce, oggi è sabato e il sabato è il giorno delle salsicce. E questi prosciutti da quanti mesi sono stagionati? Hanno un anno e mezzo, 18 mesi diciamo. Ovviamente carni a chilometro zero perché sono carni tipicamente ogliastrine. Sì, tutte carne locali facciamo. Tutte carne locali. Facciamo un appello ai suoi clienti, venite anche per pane e olio alla macelleria di signore Giuseppe Stocchino, qua il Bono in via... In via Roma 70. Qua per le vie della città di Il Bono, la città dell'olio, entriamo in questa sala importante con importanti espositori e vi presentiamo subito Riccardo che arriva dal Veneto, ma qua c'è tanto che racconta la Sardegna. Come è arrivato qua? Assolutamente sì, dal 2016 che abito qui in Sardegna, è stato amore a prima vista e quindi ho voluto onorare diciamo, questo mio amore dimostrandolo anche con tutte le cose che faccio che sono inerenti solo alla regione. Possiamo fare una descrizione dei tuoi lavori? Assolutamente sì, molto semplice, io lavoro semplicemente in due modi, brucio il legno o a mano con il pirografo oppure a laser andando a incidere sul legno, quindi andando a sviluppare, a creare le immagini che vedete qui. Questi sono lavori fatti a mano, a differenza di questi che invece sono fatti a laser. E sono tutti pezzi unici, si vede già con quanta passione, con quanto cuore fai queste tue opere. Di base c'è quello, passione per il lavoro senz'altro, ma soprattutto passione proprio per la Sardegna, per la regione. Fantastico. Lanciamo allora in diretta questo gemellaggio Sardegna-Veneto, Veneto-Sardegna. Un gemellaggio che deve crescere sempre di più, perché la Sardegna lo merita, la nostra zona lo merita ed è un posto fantastico che va valorizzato nel miglior modo possibile. Dove possiamo trovare i tuoi lavori e in quale laboratorio ti trovi in Sardegna? Il laboratorio mio è a Tertenia, un paese poco distante da qui, e poi in giro per le varie piazze ci sono sempre. Buona edizione di Pane Olio, buon lavoro, vi consiglio di visitare questo stand perché ci sono tante idee per i nostri regali natalizi e non solo. Grazie mille a voi e buon Natale, un po' in anticipo, grazie. Grazie Riccardo. Il nostro giro qui in questa bellissima location del museo, guardate, cioè solo a vederlo questi lavori sono da apprezzare e abbiamo l'artista di queste opere, Angela Maria Casu, quindi ciao. Buonasera, ben trovata, ci racconta un po' le sue opere, insomma quello che fa lei a livello artistico. Allora, un piccolo laboratorio a Barisardo, l'ho aperto l'anno scorso nella cantina di mio padre, l'ho riutilizzato, quindi non abbiamo più una vigna, quindi niente più canonau, e allora ci faccio le mie creazioni. Sono creazioni che hanno tradizione, perché uso stoffe antiche, però con design moderno, cerco di abbinare queste due cose, non è semplice, però pian pianino ci sto riuscendo. E poi uso materiali poveri come la juta, che coloro con le erbe che trovo in campagna e le valorizzo con i merletti della tradizione sarda, e questa è la mia produzione. Ho fatto anche da poco una
particolare creazione per il centro antiviolenza di Tortoli. Questa si chiama Leonora, è colorata con la fitolacca, un'erba che si trova in campagna, si chiama granalilla in sardo, e andrà a contribuire a questa costruzione di questo centro, e quindi parte del ricavato andrà in beneficenza per questa nobile causa. Ci tengo a dirla perché è una cosa di oggi, una cosa... Complimenti perché... per il suo gusto artistico, ma anche per questa idea molto altruistica nei confronti di chi sta peggio di noi, quindi... Poi il tema della violenza sulle donne è un tema attuale purtroppo, quindi cerchiamo di fare qualcosa. Certo. E questo è nel mio piccolo, faccio questo insieme con questa associazione. Quindi, chi ci sta ascoltando e osservando sul nostro canale YouTube, a Barisardo dove può andare ad acquistare le sue opere? Nel mio laboratorio, l'atelier Angiuca in via Manironi numero 4, a Barisardo. Non può arrivare Natale, quindi venite. Sì, tante piccole cose simpatiche e anche importanti che possono soddisfare il gusto di tutti, anche dei bambini. Complimenti, grazie per la sua descrizione e buon lavoro, buon proseguo e viva l'arte. Grazie mille. Continuiamo ancora la visita in questo stand del Museo di Il Bono e abbiamo un apicoltore di eccellenza, lui è gli Astrino Doc, arriva da Lanusei, tanti anni che fa l'apicoltore in Ogliastra, quindi vi presento Salvatore Areso e guardate, solo allo sguardo ragazzi, amici ascoltatori e ascoltatrici, questo è un miele veramente particolare e non solo c'è il miele ma anche altri elaborati. Salvatore, raccontiamo un po' della tua azienda, com'è nata e quello che fate attualmente. È nata con molta passione, passione per questo animale che ci dà questo bellissimo prodotto che è il miele, che ci rende abbastanza, diciamo, belli e vivi, forti. E poi è anche è un cibo speciale, non solo al nostro palato ma ha delle qualità organolettiche indicate anche io che canto. Io prendo il miele di Salvatore Areso. E poi cosa fa altro? Oltre a nutrirci, questo miele ci protegge da tutti questi acciacchi che che girano nell'aria, e dunque non potessi manco più portare la mascherina se mangeresti bene un po' di miele. Ecco. È una curiosità anche di chi ascolta. Dove la tua attività ovviamente è alla Nusei, ma le tue arnie sono diffuse un po' in tutta l'Ogliastra? Le arnie faccio un'apicoltura di nomadismo, dunque le sposto sia dalla pianura alla montagna in base alle condizioni climatiche prima e dalle stagioni. E i mieli che voglio anche cerco di produrre, perché non è detto che porto le arnie sul Gennargentu e faccio il miele, no. Comanda sempre madre natura, dunque dobbiamo un po' seguire questo percorso perché è impossibile da cambiare e con le api lo devi rispettare. Il tuo prodotto, a parte le attività commerciali, a chi è destinato? No, sono un piccolo produttore, ho un paio di negozietti qua e poi faccio due piazzine del mercato, ma queste piccole e grandi entità di queste feste, diciamo che mi fa piacere essere presente per vendere questo prodotto che ho, diciamo, tolto dalle api e rubato. Visto che siamo nel periodo invernale, quale tipo di miele ci consigli di assumere in questo periodo? Ma a mio gusto direi proprio l'eucalipto. L'eucalipto che è un miele che ci protegge proprio da questi acciacchi quotidiani della stagione invernale. Capito? Allora ringraziamo Salvatore Areso, quindi venite a trovare lo stand qui al Museo del Bono, ma troverete il suo miele anche in tutti i paesi ogliastrini e non solo. Grazie Salvatore. Grazie a voi, arrivederci presto. Il nostro giro qui nello stand del Museo del Bono, ma lui è onnipresente ovviamente in tutte le saghe degli Astrini, ma non solo, quindi ve lo presento, è il nostro amico Salvatore Marungiu di Maggese. Tenuto il Maggese, Salvatore Marungiu di Lanusei, che ha aperto questa attività da anni e quindi è un'attività molto interessante. Non tutti la conoscono.
coltiviamo a Tortoli con mia moglie Stefania. Qui abbiamo appunto le nostre spighe di grano duro da cui poi appunto otteniamo il grano e durante le sagre facciamo vedere questa dimostrazione alle persone per comprendere qual è la differenza tra la molitura a pietra, appunto questa che facciamo vedere nella dimostrazione, e la molitura invece industriale. Vai. Perciò procediamo. Attenzione, guardate qua, in esclusiva per le Stelle di Mario e per Sardegna.radio. Grazie Salvatore, sempre disponibile. Ok, siamo pronti in gola, stiamo ottenendo quindi la farina integrale e fra qualche secondo appunto procederemo alla setacciatura, diciamo a Santiga, in modo da appunto farvi vedere come separiamo la crusca dalla semola e dalla farina. Quindi con questo primo setaccio possiamo allontanare la crusca grossa e adesso per tempi di diretta facciamo direttamente questo altro setaccio più fine direttamente e andiamo a separare la semola dalla farina. Occhio. Che spettacolo, bellissimo. L'extra, eccoci qua. Adesso stiamo separando la farina dalla semola. Ci sono centinaia di bambini che hanno giocato col nostro mulino, hanno imparato a setacciare, è un'esperienza sensoriale, senti i profumi, poi tattile, puoi sentire le diverse spessure della farina. Addirittura ci sono sia 2 settimane fa a Nuoro, ma anche oggi qua il Bono, un non vedente, è venuto e ha potuto fare questa esperienza di toccare il grano, toccare la farina. Quindi è qualcosa che possono vivere veramente tutti, interessa dall'anziano che magari vuole rivivere questi momenti, al bambino, alla persona, magari la madre di famiglia che interessa a mangiare bene, quindi capire come ci si può alimentare bene con le farine naturali. Diciamo che è una cosa che sta piacendo moltissimo e quindi ci piace diffonderla. Ok, questa è la farina, fiore di grano duro. Adesso mi viene spontanea, Salvatore, una domanda. Tu da anni ti batti per la politica delle farine, quindi dell'alimentazione genuina, cioè senza dubbio. Su questo bisogna parlare specialmente di rispetto del suolo e quindi la cosa fondamentale è anche coltivare in modo rispettoso, specialmente della terra dove noi viviamo. Spesso questo viene trascurato, invece è la base per poter continuare a alimentarci in modo sano anche per le generazioni future. Nella terra nella quale viviamo, nella nostra ignastra, cosa impiantiamo come coltivazione? Il grano capelli? Noi abbiamo deciso di coltivare una popolazione evolutiva, cioè un miscuglio di grani duri, grani antichi, coltivati insieme in modo che anche se in piccola percentuale si imponino tra di loro e quindi si evolvono. Quindi stiamo coltivando dei grani antichi ma volti verso il futuro, perché si adattano al cambiamento climatico. Grazie Salvatore, ci spostiamo da Stefania. No. Vediamo qualche prodotto? Presentiamo, perché ci sono anche questi altri prodotti che sono, ricordiamo, prodotti di Nicchia a chilometro zero, quindi prodotti al 100% ogliastrini, Stefania, giusto? Esattamente, totalmente ogliastrini e direi di Tortoli. Allora, noi vendiamo la farina e la semola dal nostro grano, e dalla nostra semola la portiamo ad Arzana, che collaboriamo con Salvatore De Lugo, che ce la trasforma e ci fa la pasta di Arzana. Poi coltiviamo lo zafferano, e dal zafferano vendiamo gli stimmi, ovviamente la boccetta da mezzo grammo o la bustina da 0,20 in polvere, e poi facciamo i liquori allo zafferano, che sono gipponi fatto con i petali dello zafferano e antaleni invece fatto con gli stimmi dello zafferano. Poi ovviamente abbiamo anche i ceci e basta. Allora, venite qui allo stand al comune di Ilbono per pane e olio, mandate a visitare l'azienda, possiamo dirlo, l'azienda è tra Tortoli e Lozzorai, se non sbaglio? No, tra Tortoli e Barisardo, all'uscita di Tortoli per andare a Barisardo, tenuta il Maggese. Ricordatevi, tenuta il Maggese, prodotto tipico d'Ogliastra a chilometro zero e prodotti di Nicchia.